Dei tanti eventi sospesi a causa della pandemia, è probabilmente quello che a Corato è mancato di più. Dopo la versione in digitale del 2021 e la pausa forzata del 2022 per l'emergenza Covid, quest'anno si è finalmente rinnovato l'appuntamento più amato dei coratini, quello con il Carnevale cittadino. Un ritorno in grande stile per l'edizione numero 43 della manifestazione, organizzata dalla Proloco Quadratum assieme all'amministrazione comunale e con il patrocinio di Regione Puglia, Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Unione Nazionale Proloco d'Italia. Una festa spalmata su più giorni, tra anteprime, spettacoli e performance di strada, sino al gran finale di ieri pomeriggio. Un lunghissimo corteo di gruppi mascherati, già da mesi al lavoro per realizzare costumi e coreografie, che hanno sfilato al ritmo di musica per le vie della città, invase dai personaggi più famosi del mondo Disney. Al di là di ogni aspettativa abbiamo 4.500 partecipanti in maschera che fanno capo sia alle scuole che a gruppi privati, alle associazioni, alle parrocchie, quindi una grande edizione, l'edizione del ritorno alla libertà, del ritorno alla spensieratezza, del ritorno al divertimento sano e puro nel rispetto di tutti. Bisogna abituarsi a divertirsi in allegria ma civilmente. Questo è il messaggio che vuole dare il Carnevale Coratino, che è nato nel 1978 proprio per questo scopo. Un gradito ritorno alla tradizione per quello che è da sempre un evento simbolo per Corato. Una grande adunata collettiva alla quale ha preso parte non solo il pubblico di casa, ma tantissime persone provenienti anche da fuori regione, con un'importante ricaduta economica per l'intera città. È un ritorno in grande stile del Carnevale Coratino e più in generale dei Carnevali di Puglia. Abbiamo visto in tutte le nostre città veramente un tripudio di colori, di maschere, ma soprattutto di tanta voglia di divertirsi, di tornare per strada a incontrarsi e a vivere la città, a vivere gli spazi pubblici. Questa 43esima edizione del Carnevale di Corato ha registrato grandi numeri, tantissime associazioni, gruppi privati e poi il tutto esaurito nei B&B, nei ristoranti, anche i negozi pieni di gente, insomma una bella festa collettiva che ha anche un importante ritorno economico per la città. Questo ci rende veramente felici.